Queste qua sono praticamente le medaglie del mio primo sport quando ho iniziato, quando ero bambino. A 6 anni facevo le gare di BMX, che era come se fosse motocross, però su pista, non freestyle. Quando ero bambino ero già inquadrato, determinato per lo sport. Prima facevo kickbox. Prima faceva kickbox. Esatto. Faceva praticamente come se fosse Rambo, degli allenamenti come se fosse Rambo, in mezzo ai campi, neve, pioggia, gelo, vento. Portavo lì e poi facevo allenamento e poi lo andavo a riprendere. E poi l'ho iscritto in questa palestra da Massimo e da lì ha cominciato il pugilato e da lì si è innamorato della box. Il grazie lo devo a me stesso, che mi sono fatto un culo così, mi sto facendo un culo così. Il talento lo deve a lui, quello è vero. Il pugilato che ha cambiato la sua vita, assolutamente. La boxe assolutamente ha cambiato la sua vita, assolutamente. È il suo sport, ce l'ha nell'anima proprio, lo sente proprio, ce l'ha nell'anima. E sono andata anche dai carabinieri perché mi hanno avuto parecchie denunce, un po' perché veniva alzato magari con le parole e un po' perché lui è il paladino delle cause perse, un po' come me. Vedeva qualche cosa che secondo lui era ingiusto e si metteva in mezzo e quindi poi dopo le prendeva. Cioè, spesso entrambe le cose. Però poi ci andava di mezzo, capito? Perché essendo minorenne poi ci andava di mezzo perché poi intervenivano altri genitori, venivano a casa, i genitori si lamentavano. Però diciamo che lui sì, è il paladino delle cause perse, ma anche adesso, vedi come ama gli animali. Adesso certo non è che si mette a picchiare, però magari interviene in maniera, diciamo, ma diplomatica. Se gli animali, può essere che muoia, diciamo che questa è la cosa. Mi sono chiesta, ogni tanto mi chiedevo, che cosa ho fatto di male per avere un figlio così? E io l'ho voluto con tutta me stessa, tornassi indietro, ti ripeto, vorrei lui, proprio lui, capito? Con tutto il mio amore e con tutta me stessa. Villa mia dove c'erano i pazzi, infatti mi vedevo qua di fianco. Ciao Alessio! Ciao! Tua mamma ti tirava questo grembiulino bianco, metteva sempre la macchina lì all'angolo, ti ricordi? Hai lasciato dei bei ricordi qui, dai. Lo spero, dai. Questo è dove sono nato e cresciuto. C'era il mio vicino di casa, che saluto, lui non c'è più adesso. Un giorno mi ha fatto incazzare. Sono andato sopra la mansarda e gli ho fatto la pipì sulla macchina. Da sopra. Qui scavalcavo, andavo di là, c'era tutto un bosco dietro. Diceva, sembrava tutto più grande, te lo giuro, sembrava. Ero io piccolo, però sembrava davvero tutto più grande. Poi dicevo, cioè vedi quel pezzo lì, c'era proprio la porta da calcio, quella traversa sopra quella di legno, sempre le palle vicino qua, perché sbattevo la palla contro il muro e ancora più forte la sbattevo ancora più forte. Qui, qui siamo a Garbagnate Rota, qui un cortile ancora stile di una volta, esatto. Una volta qua c'erano tutti i contadini, c'erano i muri dove c'erano le stalle e noi da piccoli entravamo di lì. Poi qua c'è un cancelletto, si entrava di qua e si usciva di corsa di là, scappasse, in modo che come facevo io. Fregavamo sempre. Mi ricordo bene sua mamma, anche suo papà, per l'amor di Dio. Abbiamo passato un po' di anni qua assieme. Era un po' un brigante, era un po' un furbetto. Non l'avremmo mai detto. Io lo dico sempre, lui sarebbe stato il tipico bulletto. Sì, sicuro. No, qua, sicuro, adoro prenderti, perché aveva un carattere di quelli, sai, sì, proprio sì. bello. I ragazzi, come quelli nello sport e tutto, li noti se hanno una predisposizione. E anche lui aveva la predisposizione a fare il gallo. Sì, è vero. A parte che a me la boxe è sempre piaciuta, però quando lo vedo ogni tanto è un po' troppo lezioso, mi piace star lì a torturare l'avversario. Mi ricordo un aneddoto, io quando ero militare eravamo lì tra amici, ne entra uno in camerata, arriva uno brutto, mi guarda, tu sei un pugile, ma che cazzo dici? Domani vengo a prenderti, ti porto in palestra che devo fare i campionati militari. Militari, sì. Te mi sono chiuso la mattina nel cesso fino alla sera, ho detto se questo viene qua, mi porta là, mi fai una faccia così, che cazzo? Ero terrorizzato, meno male che è sparito. Ah, non è arrivato? No. Penso piacere, veramente. Dai, bravo Alessio. Continua, sempre ci mancherebbe campione del mondo, io sarò sempre bravo mondo, ecco. Parola. Quando fai campione del mondo e vieni ancora a trovarmi, assolutamente, grazie. ciao. A te.
Che bello! Che avevo qua, mi facevo tutti i capelli colorati, sempre. Lo mettevamo al lavaggio. Però sei sempre stato bravo, perché sì. Quando che sabato mattino, quando sì. Tua mamma andava al lavoro, che stavi qui, che poi dopo un po' anni, sì, guarda. È vero, ubbidivi? Sì, bello Ale, vederti, che bello. Quando è morto il mio papà invece, viene e mi abbraccia. Siccome lui non era molto di abbracci e di baci, e quel giorno lì me ne ha dati un sacco, arriva sua mamma e mi dice la tua mamma, che bello, ci ha abbracciato. E tu subito, lei aveva bisogno di abbracci. Poi mi guarda e mi dice, non lui, sì, entrambi ho detto. Ed è stato, guarda, ce l'ho sempre nel cuore questo pezzetto, perché... Era davvero bisogno d'amore entrambi. Assolutamente. Bello, sì. Adesso che ti seguo qua, dico, cavolo, guardate che come è arrivato Ale. Davvero, eh. Ancora di più, vedrai. Infatti, mi ha fatto piacere. Piacere mio. Ciao Ale. Ciao. Ora vi porto nel mio posto quasi preferito, dove farà un pochino di freddo, ma è una goduria atomica, veramente stupendo, il mio posto di relax. Sono detentore del record, di la verità. Sì, detentore del record, è stato dentro più di 9 minuti. Per un atleta del suo calibro va a ridurre tutte le infiammazioni, le microlesioni, quindi facendo questa il giorno dopo o appena fatta può allenarsi al top. Tutte le volte che entro e esco mi sento rigenerato, tutto completamente di dolori, cioè stai bene. Sia mentalmente che fisicamente ti fa stare bene, molto molto bene, quindi ti ripeto, Lorenzo è una grande salvezza per me. Ovviamente le lesioni, parliamo solamente di quelle muscolari, perché quelle cerebrali sono rimaste sempre, anzi forse ci sono anche gigantiche. C'è il bip, non c'è bip, speranza. Che uomo di me. 4 minuti in battuta e via. Prego. Sembra un culturista adesso. Un culturista. Mica ti giuro, troppo bene, troppo bello. Il mio grande amico Luca che mi ha regalato i contorni della Rival e quindi devo ringraziarlo tanto, sono debitore. Grazie, poi li faremo vedere. Ok. Poi mi ha preparato l'atletico, antisocial proprio per l'eccellenza. Io non lo so. Ha vergogna a fare intervista, ma adesso lo intervistiamo. Poi c'è... proprietario della palestra, vi ascolta, capellone, Stefano. Buonasera. Stefano, vabbè. E c'è anche il nostro cagnolone. Ciao. Sì, sì, sì. Oggi faremo un lavoro di forza, insieme anche al buon Vincenzo, e poi facciamo un lavoro cardio, un protocollo Gibara per tutti e due oggi. Tutto d'ortura, ma se ti piace. Guarda questo qua invece, sta nascosto dietro e non dice un cazzo. Cosa fa Vincenzo? Ci sono i video che lo testimoniano. Pesta al tappeto. Pesta al tappeto. Così. Fa il match col tappeto. Così. E più abbassa la velocità. Tra 5-10 minuti vuoi vedere la sua faccia. Vediamo. Ciao, iniziamo ad andare a 6. Quindi la voglio presentare, campionessa mia amica, ve la voglio presentare. Marta vice campionessa l'anno scorso di powerlifting.